Salve ragazzi, amici del web, sono Andrea Bruni. In questo momento mi trovo a Giacarta e vi mostrerò quello che nessuno vi mostrerà mai di questa città, delle caratteristiche molto interessanti. Ok, da quel lato lì della strada abbiamo la polizia che pattuglia. Questo è un poliziotto che fa la ronda. Da questo lato di qui abbiamo la parte della città più caratteristica. Guardate, è delimitato con del filo spilato e giù di sotto qui abbiamo le abitazioni normali, che sono, è la cosiddetta città baraccopoli. È buio, è notte, si evince pochissimo, faremo un giro. Qui abbiamo questo muro col filo spinato che delimita la parte più semplice. Abbiamo le case, c'è poca illuminazione, abbiamo delle case veramente molto semplici, e al di là del muraglione abbiamo il quartiere residenziale con dei palazzi di pessimo gusto. Se fossero in Italia sarebbero palazzi per gente veramente messa molto male, perché sono dei palazzoni grigi. Però per Giacarta questo è il lusso, è la parte più bella. Per i loro gusti, loro non hanno i gusti occidentali, già poter finire in un formicaio così è già un elevarsi nella classe sociale più alta. Ecco, qui abbiamo il muraglione. A un certo punto, guardate cosa succede: il muraglione non ha più il filo spinato, ma c'è un motivo. Gli hanno fatto sotto un canale, c'è un canale con dell'acqua fognaria, per cui hanno fatto tipo la fortezza medievale, hanno fatto il muraglione, il guado con il canale, magari ci ha messo giù anche il coccodrillo, e di lì ci sono, passato questo muraglione, ci sono milioni e milioni di persone. Adesso qualcuno è intento nell'attività notturna, adesso purtroppo di notte nell'oscurità si vede veramente poco. Comunque cerchiamo di andare avanti, guardiamo. Di là troviamo, si vede gente quasi nuda, dorso nudo, in mutande. Indaffarati. Ecco di qua dal muraglione abbiamo il marasma. Gente lì buttata sotto una pianta. Così, non hanno, tanti non hanno casa, e il posto è infestato di topi. Io adesso proprio si vedono, è pieno di topi. Io adesso purtroppo bisognerebbe, di giorno non credo poi neanche che l'attività dei topi sia in qualche modo evidente. È veramente infestato, adesso sono rimasto impressionato anch'io, ce ne sono, io ne vedo decine e decine di topi, di ratti, e la gente che vive tenuta di là dal muraglione. Qui abbiamo una specie, lo spartiacque, di lì vivono, di là dal muraglione vivono milioni di persone, ma milioni, tutte ammassate. Chi riesce a saltare fuori lo trovi in giro che cerca di arrabattarsi nel fare qualche cosa, e veramente di qua invece abbiamo la parte più bella, la parte residenziale. Nel mio prossimo giro andrò al di là del muraglione di notte, cercherò di filmare qualche scorcio, ora no perché sono esausto, oggi è tutto il giorno che sono in giro. E questo è il muro di Berlino, diciamo, il muro di Berlino della Giacarta, che tiene divisi due mondi. Ok ragazzi, due mondi con il guado, il fiume, di là la topaia piena di topi, e di qua i residence con giardini bellissimi, ci sono di qua centri commerciali di lusso, robe faraoniche. Non ho visto da nessuna parte centri commerciali così belli, molto più belli che a Kuala Lumpur o da altre parti. Neanche nel Brunei ci sono centri commerciali così belli,
e ristorante, tutto quanto, e questo è accessibile a una piccolissima parte della popolazione, meno del 5% che vive di qua. Ok ragazzi, ci sentiamo alla prossima, e di là devo dire è pieno anche di ragazzine 13-14 anni con due bambini, a volte anche tre, e vivono come i gatti, incredibile. Seguitemi, continuate a seguire le mie entusiasmanti puntate di Te la do io l'Indonesia, e ci sentiamo alla prossima. Vi farò vedere anche un tour al di là nel muratore, nel muraglione, con i ratti che saltano via da tutte le parti. Ciao a tutti!